Le donne con il seno grosso sono discriminate? Una notizia che mi ha colpito molto, ma ragazzi, eccoci notte, dissi no a Keanu Reeves, c'era un nudo continuo e io con questo seno gigante, apriamo la notizia, mi sarei sentita a disagio. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace per questo, io non mi sarei sentito a disagio, anche perché sono un estimatore, però lasciamo perdere questo particolare. Il complesso del seno grande ha spinto Maria Grazia Cucinotta a rifiutare di girare un film che forse l'avrebbe cambiato per sempre la carriera e la vita. In un'intervista a Corriere della Sera, in cui apre il cassetto di ricordi passando da indietro tutta con Renzo Arbore alla svolta con Massimo Troisi nel postino, l'attrice parla della sua esperienza a Hollywood e del rifiuto di girare L'Avvocato del Diavolo a causa delle eccessive scene di nudo. Proseguiamo. Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves. No, dico Keanu Reeves, ma io avrei detto no, dico Al Pacino. Ma quando lo vedi, ammutolisci. Pensavo, e quando mi ricapita? Però nel copione c'era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto. Un complesso, quello del seno grande, che la Cucinotta rivela di aver avuto sin da ragazzina, tanto di sognare di ridurlo. Oh, che dolore! Come se qualcuno andasse a cancellare il giudizio universale di Michelangelo, insomma. Poi ci ho rinunciato. Forse non avrei avuto lo stesso successo, però non mi è mai sembrato bello. Troppo ingombrante per nasconderlo in gobbivole spalle. E poi è dura farsi prendere sul serio, e questo è il punto. Nessuno ti guarda negli occhi. Ah, ma sei anche intelligente, è una frase che ho sentito spesso. Allora, parlando seriamente, secondo me Maria Grazia Cucinotta su questo punto ha ragione, perché esiste una discriminazione delle donne, per le donne con il seno grosso. E questa cosa ve la posso confermare perché sul mio primo canale YouTube, La Soffitta di Pippo, a cui vi invito a iscrivervi, io ho notato una cosa. Allora, se io pubblico un'immagine con un décolleté di una donna con un seno piccolo, YouTube normalmente, ma YouTube, ma facciamo riferimento anche ad altri social, normalmente diciamo che quella foto passa, ma nel momento in cui questa immagine ritrae una donna con stesso vestito, stesso décolleté, ma con il seno grosso, YouTube immediatamente ha demonetizzato quel video. Perché? Per riferimenti sessuali. E allora io mi chiedo ancora oggi, perché una donna con il seno grosso deve essere sempre associata ai riferimenti sessuali? Questa si chiama discriminazione. Ma poi i social, perché questa fobia delle tette? Non la capirò mai. E che fanno passare poi il corpo femminile come un oggetto di consumo. Non c'è nulla di sbagliato nel corpo di una donna, non c'è nulla di sbagliato in un seno grosso. Il seno è il nostro primo rapporto con il mondo. Quando siamo piccoli allattiamo al seno materno. Non c'è nulla di volgare nel seno femminile. Eppure voi provate a mettere una tetta su YouTube, una tetta su Facebook e vi vedrete subito ho chiuso il canale, ho bannato il profilo. Provate invece a scrivere un post benaltrista a sfondo razzista, omofobo, e vedrete che quello paradossalmente può stare tranquillamente sui social. Però non voglio divagare, il punto è che i social sono contro la naturalità e una donna con un seno grosso viene effettivamente discriminata, perché una donna con il seno grosso viene vista
dall'uomo come un oggetto sessuale. I social non fanno altro che perpetrare questa ideologia, perché se io mostro una donna con il seno grosso, questa mi viene immediatamente censurata per riferimenti sessuali. Quindi è un'ideologia maschilista questa, approvata dai social. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sull'uomo che googlava. Ciao!